Ciao a tutti ragazzi da Iron Farmer, ben ritrovati in questa nuova puntata. Siamo arrivati all'episodio 4, sempre in multiplayer. Abbiamo il nostro amico Herman alla mia sinistra. Ciao a tutti. Abbiamo la new entry tra virgolette, nel senso che è la prima volta che entra qui nella nostra serie nel Midwest, quindi Agri98. Ciao a tutti ragazzi. Per gli amici sindaco. E ovviamente Chantali. Ciao ragazzi, bentornati. Oh, allora, stasera facciamo un po' di cosette. Abbiamo in mente di trebbiare il campo 4, ci penseranno Herman e il nostro sindaco, che è un campo a soia che è maturato durante la notte e renderà solo 28.000 litri, perché, nonostante il campetto sia anche abbastanza esteso, perché non è fertilizzato. Quindi, per evitare questi problemi, comunque abbiamo già iniziato nella scorsa puntata, ma oggi Chantani, visto che è passata, o forse due puntate fa, ora non ricordo, visto che è passata la notte, quindi è possibile rifertilizzare i campi. Chantani inizierà a fertilizzare il campo 20, che è l'unico campo che è rimasto a uno stadio di fertilizzazione, e poi passerà l'erbicida al 20 e al 23, l'altro campo. Sì. Ok, e poi quando il 5 sarà a posto ci saranno le erbacce da togliere anche al 5, quindi erbicida anche lì, però vediamo se di stasera o se nella prossima puntata, a seconda di quanto tempo ci mette a crescere tutto. Quindi direi che possiamo partire, tanto Chantani ci andrà tutta la sera tra fertilizzare e togliere erbacce. Tutta la sera, esatto. non lo so, ma comunque ce ne avrà per un bel po', anche se la Rubicon si difende bene in termini di lavoro. Metri di lavoro ne ha. E corre anche forte, quindi a posto. Mentre il nostro amico Herman con il nostro sindaco si vanno a trebbiare il campo 4 e poi la soia la venderemo, perché abbiamo in mente di fare altri acquisti. Mentre noi, visto che abbiamo già fatto un bel po' di trebbiatura nelle scorse puntate, o di lavoretti ne abbiamo fatti, ci dedichiamo un attimino agli animali. Non dovremmo avere grosse cose da fare in realtà. Ci sono delle mangiatoie da pulire, come abbiamo visto l'altra volta. Adesso vediamo se il menù si pianta come sempre oppure no. E, appunto, ci sono le pulizie da fare, però per esempio questo pollaio qua è a posto, quando a mangiare ne hanno. Le mucche sono più che a posto in tutto e per tutto, quindi non c'è bisogno di fare niente. I maiali sono a posto, non sono bisogno di pulizia. Le mucche, pulizia, sono rimaste al 100%, però ho paura che la stalla di The Fallen abbia il problema che non si sporcano le mangiatoie. Non me ne ero accorto. Sono le mucche educate. O ci sono le mucche educate, poi andiamo a vedere quando andiamo lì. Mentre la stalla dei maiali è sporca, la mangiatoia è sporca, quindi da pulire. Pecore anche, però siamo a posto in tutto e per tutto. L'altro pollaio è a posto, sempre il discorso della mangiatoia. Sono i cavalli un pelo scarsi di fieno, ma ne abbiamo ancora per qualche giorno. Questi invece, com'è possibile? Cioè, ho comprato due stalle uguali, stesso numero di cavalli. Vabbè, bisogna vedere quanto abbiamo riempito effettivamente la mangiatoia all'inizio. Comunque sono a posto anche i cavalli. Possiamo dargli un po' di fieno con molta calma quando lo faremo, visto che è in programma. E possiamo dargli un po' di avena quando ci dedicheremo anche all'alimentazione degli animali. Intanto ci facciamo un giro con la nostra bella pala gommata. Specialmente in pollaio, perché giustamente mio nonno la mattina si alzava, prendeva la pala gommata della JCB e andava a pulire il pollaio. Buttava giù tutto praticamente. Avevate un bel pollaio, avevamo un bel pollaio, perché miseria, lo puliva così bene che non si vedeva più neanche il pollaio, poi non si trovavano più neanche le galline. Madonna mia. Però ragazzi, su farming tutto è lecito, quindi. Allora, in teoria. Così iniziamo a vedere bene anche il discorso di dove ho messo i cavalli, che l'altra volta ve l'ho fatto vedere un po' così alla veloce, ma ve l'ho solo fatto vedere praticamente volando, come dice qualcuno di voi. Urca, aspetta che ho sbagliato. Devo girare qua nella sterrata, non
Eccoci qua. E poi in realtà questi alberi qua che ho messo qua dentro al campo dove ho messo giù i cavalli, non so se voi ci avete fatto caso, sono gli alberi che fanno quelli da frutta. Quindi se tu ci porti il letame, loro poi si riempiono di frutti e ti pagano finché c'è il letame sostanzialmente. Quindi volendo è anche una cosa che si può fare, anche quella. Allora, solo letame o anche acqua? Non lo so, perché non li ho mai provati in realtà, non so neanche se funzionano in multiplayer. Allora fatemi vedere un attimo. Cioè anche i cavalli hanno le mangiatoie sporche, no? Oppure no? Aspettate, perché... no, ma i cavalli non hanno la pulizia, che scemo. È vero. Solo il pollaio. I cavalli sono educati, non sporcano. Non sporcano i cavalli. Certo che dovrebbero pensarci. Chi fa queste cose, che fa le mappe. Perché alla fine anche i cavalli potrebbero fare un po' di... sporco. Vabbè, quelle lì no, vabbè no, non sono le mangiatoie, le stalle di default, però neanche nelle stalle di default mi sembra che i cavalli sporcano. No, non sporcano. Ok. E poi in realtà il pulire qua è fittizio, nel senso che basta che scarichi dentro il trigger, non serve neanche che ti metti quella benna sopra alla mangiatoia, però... Caricato, pulito, andare il nostro pollaietto. Poi se vi interessa anche per la vostra serie, questo pollaio qua che ho posizionato accetta molte più galline, perché adesso sono a 4,70, una roba del genere. Non so fino a quante galline prende, però se vi interessa, piuttosto di avere più pollai da 400, ok, allora, le galline sono a posto, i cavalli sono a posto, quindi ce ne andiamo. Poi ragazzi, l'intenzione era, prima di dedicarci proprio al lavoro vero e proprio nei campi, quindi iniziare, ad aratura richiesta c'è solo il 26, quindi volendo, cioè ad arare non è che ci metteremo tanto, però anche tutti gli altri campi poi sono da preparare, quindi da erpicare e riseminare. Però prima di fare quel lavoro lì, visto che parlavamo di fare razione mista per le mucche, che non abbiamo ancora la mixing station, pensavamo di iniziare a fare una fienagione, fare anche scorta di balle. Cioè, di fieno sfuso ne abbiamo, ma quello lo volevo tenere per i cavalli e per le pecore. Mentre per fare la razione mista volevo fare una scorta di balle, ma mano che serve fieno si fa caricare balle e si butta dentro la mixing station. Avevo nella mia vecchia serie il beacon praticamente, che forse io l'avevo preso di un'altra reskin, l'avevo preso della Tatoma mi sembra. Il problema è che su server dava tipo 12 errori solo quello. Quindi io non ho potuto prenderlo. Allora, adesso devo capire dove... Che non mi ricordo già più. Allora, qua abbiamo un po' di letame. Ora i nostri maiali. La stalla è dentro. Sì, infatti lo sporco è qua. Dei maiali. Quello delle mucche invece è di qua o è di là. Dov'è lo sporco delle mucche? Qua non c'è. Mayday Houston, abbiamo un problema. Qua neanche hai un problema. Oh, abbiamo un grosso problema. Sta crescendo il campo 23. Azza. Perciò ci siamo giocati le erbacce. Porca miseria. Strano già. Ancora mattina. Ah, ho visto che ero qua che stavo fertilizzando il 20. Ho visto che è cambiata la texture e cresciuto tutto di uno stadio. Pazienza, adesso purtroppo adesso è così, poi quando ci gestiremo noi tutti i campi sarà diverso. Adesso te li ritrovi già mezzi seminati, qualcuno quasi pronto. Ah, ma dov'è che sporcano le mucche? Perché la mangiatoia in realtà è questa, ma qua lo sporco non c'è. O è solo... Bella storia.
Vabbè, cominciamo con i maiali, poi andrò per tentativi, ragazzi. Tanto c'ho le vacche che mi attraversano la pala gommata. Allora, i nostri maialozzi sporcano qua. E va bene. E c'è le mucche, non ho capito dove sporcano. Il problema è che ho sbagliato io. Okay. Qua c'è un altro mezzo problema, che questo è un problema di tante stalle, che non ti fa pulire proprio fino in fondo, in fondo, in fondo, ma ti lascia la striscettina per terra. Ah. Cercando di metterlo più inclinato possibile per cercare di raccogliere il più possibile, ma niente, sto problema qua. Ok, però adesso se faccio così me lo accetti, visto che lì per terra non mi fai scaricare, me lo accetti, perfetto. Ok, quindi devo risolvere il problema mucche per capire dove cavolo sporcano, a meno che lo sporco non sia invisibile. Adesso provo ad andare un attimo davanti alla mangiatoia là, se no devo staccare un attimo il video, fare qualche prova per conto mio per capire dov'è che sporcano. Però come compare le tambo poi in mezzo alla strada l'hanno fatto comparire. Allora, la mangiatoia, nonostante che ci siano 25 stalle, in realtà è questa. E si scarica tutto qua. Ma lo sporco non c'è qua. Colpa di Aero. Ah, aspettate, non perché sono pirla io. Che non l'ho detto anche prima che le mucche hanno il problema che non sporcano? Dov'è? Aspettate, mucca, infatti la pulizia è 100%, ok. Ecco perché non si trova lo sporco davanti alla mangiatoia. Ok, allora niente, le mucche non le puliamo. Sono mucche brave, dai. Sono mucche brave. Infatti sono mucche, mica porci. Esatto. Allora, visto che le mucche sono a posto, corriamo dalle pecore. E poi c'è anche un altro pollaio da un'altra parte. Allora, per andare dalle nostre pecorelle dovremmo poter entrare anche di qua, infatti. Questo è il nostro fienile. Oh, i bancali di lana, guarda dove. Chissà quanti, beh, però mi dovrebbe dare il messaggio se non ci stanno più bancali, speriamo. Allora, qua ci passiamo abbastanza giusti. Mappa gigantesca e pecorelle un po' sacrificate, peccato. Diciamo che il mapper aveva la passione per l'allevamento dei bovini. Oh. E dei maiali, ma per le pecore aveva poca passione. Caricato l'erbicida, c'è Antonio? Eh sì. Porca vacca, che botta da 11.000 euro. 10.800 euro erbicida. Che miseria. Chantali, intanto paga Iron. Sì, infatti, hashtag tanto paga Iron. È un hashtag ricorrente, devo dire. Iron? Sì. Abbiamo anche il campo 27 che è pronto. Campo 27? Davvero? Che era quello di fianco che abbiamo fatto l'altra volta. 27 cos'è? Barbabietole. È fertilizzato? Oh, porca miseria, questo è barbabietole. E niente, penso che ci dedicheremo una serata anche lì. Quindi o stasera lasciamo stare la fienagione e facciamo barbabietole. Ma se lo fai stasera hai alte probabilità di riuscire a farlo prima che crescano le erbacce. E allora penso che faremo quello, allora.
perché tanto il 23 oramai con i girasoli ormai è compromesso con le erbacce. Sì, perché il tempo che finiamo di fare quello che stiamo facendo, bene o male, se non è cresciuto tutto. No, no, è già cresciuto il... È tutto, è totale le erbacce. Sì, sì, il 23 è completo. Boh, allora... Siamo fregati. Nel senso che ormai quello è... Sai che con le erbacce farming ragiona che crescono da nord verso sud, stanno scendendo sempre più. Se guardi sul campo 5, vedi che stanno scendendo. Fra un attimo inizieranno anche sul 27. Allora, abbiate pazienza ragazzi, che non mi ricordo più da che parte è il pollaio, devo fare il giro, passare di là è uguale. E quindi niente, vada per le barbabietre, così vendiamo anche quelle, che dobbiamo fare. Come potete vedere ragazzi, le stalle sono un po' disperse in tutta la mappa. Ci fa un po' penare il mapper qua, però avevamo già le stalle posizionate, era un peccato non usarlo perché erano anche abbastanza carini. Il pollaio un po' più o meno. Ecco qua, facciamo una bella frittatina adesso con le galline, le schiacciamo tutte. Portami due uova al campo 4 da mangiare. A proposito di uova, qua non mi ricordo se avevo visto se funzionava pollaio, se funzionava la stalla. Adesso vediamo. Metto due uova sul motore, vedi te come friggono. Le metti sul cofano e che si cuociono. Ok, allora. O sulla marmitta diretta. D'altronde con quella trebbia verde lì, più che problemi, cosa vuoi? Ok, allora lascio qua la pala ragazzi, me la porto via dopo nel taglio che sto per fare. Intanto se mi metto dritto al volante magari vado dritto pure io. Allora, le uova compaiono qua, mi sembra che c'erano. Sì, ci sono, va a posto. Va, prendo una scatola, eccola qua, metto in saccoccia, poi te la porto. Allora, facciamo un saltino giusto per vedere che cosa stanno facendo i ragazzi. Allora vediamo, mi trasferisco, a parte che ci sono già arrivato praticamente, sono qua vicino. Allora usciamo, perché il campo dove stanno trebbiando i ragazzi è qua dietro. Andiamo a vedere un attimo com'è la situazione, poi andiamo a spiare un attimo Chantani. Non c'è per quest'anno quella bellissima mod che tu potevi andare a spiare. La Spectator. Esatto. Quest'anno l'avevano fatto i ragazzi del team FSI, né? Esatto, però quest'anno no, niente. Non hanno ancora trovato lo script per farlo. Ma non lo so che cosa sinceramente si stanno dedicando. Poi magari semplicemente non hanno tempo e non lo so. Ah, può essere. Cioè io non gli vado mai a rompere le scatole per sapere cosa fanno, cosa non fanno, ma mando che fanno le cose, io aspetto, mi avvisano loro. Forse è per quello che mi sopportano, nonostante abbia poco tempo, perché non glielo voglio. Ok, allora, qua siamo in trebbiatura e praticamente qua tempo ancora un quarto d'ora, penso che siamo a posto. Andiamo a spiare Chantani, che dovrebbe essere da tutt'altra parte. Al campo io sono 20. Su a fianco al negozio. Quindi saltiamo in negozio. Eccolo qua. Quindi possiamo guardare direttamente dal negozio. Sto passando l'erbicida. Infatti abbiamo visto che il campo sta tornando blu pian piano. Porca miseria, guarda che passate che fai con sta Rubicon. Cioè continua a lasciarmi, ad impressionarmi. Ah, va giù velocemente il liquido qui, perché tubicini che partono sono tanti qua, vedo. Però ne fai di strada. Però fai un gran lavoro. Dopo lavori ai 25 km orari, che è un gran lavorare. Dipende anche quanto prodotto usi per ettaro. Sì, sì. Ma sai ben che in farming non è che lo puoi impostare quello. Sì. Ah, l'unica cosa che sarebbe bella da fare, ma qua bisogna parlare con i capoccioni della Giant, è che tu dai l'erbicida adesso e nel prossimo stadio di crescita non hai più l'erbaccio, cioè nel senso che ti muore col non tempo. Non sarebbe reale. Ma no, mi reale. Sembra... allora, non ho ancora fatto tutte le prove del caso, come si suol dire. Comunque, da quello che ho capito, con la season
se tu appena seminato dai un passaggio di erbicida, praticamente fai un trattamento preventivo e durante l'emergenza. E durante la crescita del prodotto non ti crescono le erbacce. Ma io ho sentito dire a qualcuno che te lo fa anche senza season. Se tu dai l'erbicida anche... Oh. Oh. Vabbè, le piante lasciamele, va. Servono ancora. Volevo prendere quell'angolino lì a sinistra che... Invece hai preso il piano. Invece ho preso l'albero. La pioppa. Va bene ragazzi, allora facciamo il nostro piccolo taglietto e andremo, a questo punto penso che faremo barbabietole, tanto i ragazzi a trebbiare hanno quasi finito, quindi siamo comunque in tre a lavorare, e però andremo a noleggiare tutto perché noi di proprietà macchine per i tuberi non ce l'abbiamo, quindi abbiamo noleggiato nella scorsa puntata le due grime per le patate, stavolta prenderemo roba e adesso vediamo una roba e una... E una Holbert, faremo una e una e andiamo a prendere barbabietole. Prima però mi porto a casa la pala gommata che l'ho lasciata persa per il paese. A dopo ragazzi. Ok ragazzi, allora siamo tornati. Prima di dimenticarmi, la soia, no, la cozza l'abbiamo già venduta, qualche eurino l'abbiamo fatto. Nel frattempo ci ha raggiunto anche il nostro amico RB Modding. Ciao a tutti. Eccolo qua, quindi l'abbiamo messo subito sotto per fare l'aratura del campo 26, visto che si è aggiunta una persona, ci mettiamo in tre a raccogliere le barbabietole e in due ad arare il campo 26, così facciamo anche questo lavoretto qua e ci togliamo l'aratura. Come potete vedere abbiamo noleggiato tutto l'occorrente e quindi partiamo anche in raccolta barbabietole. Volevamo quasi noleggiare anche l'Euro Mouse in modo da fare i mucchi in campo e rendere la raccolta in qualche modo anche più realistica, però alla fine il campo non è tanto grande, abbiamo già speso 60.000 euro di noleggio per le due macchine, non mi sembrava il caso di spenderne altri 25 o 30 quel che è per il noleggio dell'Euro Mouse, quindi scarichiamo direttamente nei rimorchi. Adesso qua, boom, la botta di qua, la botta di là, scusa, che cazzo, cioè, l'autoscontro, queste retromarce un po' retromarciose, ecco, porca miseria. Volevo iniziare nella parte alta del campo perché se scendono le erbacce arrivano da qua. Ecco, è vero, però essendo in due non dovremmo metterci tanto. Allora è qui campo, l'hanno fatto un po' vicino a alle case, vero? No, alla ringhiera, diciamo, lì alla rete. Sì, c'è il recinto della casa, il muro, e andare a tirare su tutte le barbabietole qua sarà problematica. No, dai che ce l'ho fatta, guarda che lavoro. Problematico il primo giro, poi sì, e io tiro giù dritto qua, dopo lo facciamo dopo quell'angolo lì, quindi direi di scaricare tutti e due nello stesso camion, così riempiamo Erma, va a passo il primo giro in vendita. Esatto. Allora io cerco di pareggiare un attimo il tuo zigzag dovuto ai confini dei vicini, che gli abbiamo rigato tutto il muro, poveracci, adesso ci fanno causa. Iron? Sì. Stanno arrivando le erbacce. Porca miseria. Vediamo che arrivano qua. Porca miseria, adesso. No, ci sono già nel campo. Ah. Sono già arrivate. Per quello che. Prima strizzolina è fatta. Le strisce. Adesso torniamo su subito e guardiamo di sistemare quella zona lì. Di dargli una spianata. Maledetta erbacea, ragazzi, stiamo combattendo queste erbacee da tutte le parti, che man mano che crescono i campi cresce l'erba dappertutto. È vero che sono i primi raccolti che facciamo, quindi
poi man mano che ci sistemiamo riusciamo a stare dietro meglio i campi. Se tu davi a me una bella passata di glifosato su tutto subito, faceva morire tutto a posto. Posto? Ok. No, che pirla, ho sbagliato tasto sul volante. Ok. Vediamo se riesco ad accorciare un po' la testata anche qua. E ho buttato giù la baracca del vicino. Praticamente. E il vicino ringrazia. Come mantenevi buoni rapporti con i figli tutto oggi? Esatto. Gli diamo un altro colpetto. Porto. Perfetto. No, ma allora, oh, RB, allora, ci disfano i motori perché ci fanno le retromarce troppo veloci, distruggono i vicini, prima quindi dobbiamo iniziare un po' a preoccuparci. Infatti, noi lavoriamo per i meccanici praticamente, sì. Okay. E per i muratori. Ah, ma Herman, tu sei in giro col trattore, io ho svuotato nel camion, ho svuotato nello Scania. Va bene, nessun problema. Beh, comunque sì, io ricordo tutti l'hashtag, intanto pagare. Grazie, esatto. Anche te Chantalin, la velocità proprio... Non so se è scorbidato o segnato i freni. Spostati con quella... Ok, RB c'è solo il problema con i paletti. Ho un trattore da... cos'è? Quanti cavalli ha? È quello che ho detto prima anch'io. Se 500 cavalli e trattore ti fai fermare da un paletto. No, ma è bello che RB è tirato dei paletti. Cioè, in realtà, allora, perché non è stato intelligente il mondo. Il mondo era intelligente, faceva in modo che il paletto andava giù. Ma quello penso che lo può decidere il modder, sì? Sì. Da Farming Simulator 2017 che lo può decidere il modder. Ah. Oppure se proprio è non lo collisionava, esatto, sì, che però è ancora più brutto vedere che ci passi attraverso comunque. Esatto, sì, però perlomeno è vero che è brutto anche quello, però piuttosto che ti fai fermare da un paletto è meglio passarci attraverso perché... Sì, in effetti. Ok, tanto Herman è arrivato già a metà carico più o meno. È passata la metà, è passata proprio la metà carico. È ancora un giro. Ma sì, tanto la patente di Herman, quindi sì. Allora ragazzi, visto che dobbiamo fare un po' di... dobbiamo raccogliere un po' alla moda strana per salvarci dalle erbacce, direi che facciamo un piccolo taglio e ci vediamo quando abbiamo anche finito di raccogliere il campo, perché sennò ci mettiamo un'altra ora qua in raccolta. Così magari quando ci ritroviamo abbiamo finito magari il campo, forse abbiamo anche arato il campo, che vedo che stanno già andando anche abbastanza spediti, qui ci ritroviamo per la vendita finale e per i saluti. Allora ragazzi, siamo ripartiti, campo finito, intanto Robby sta avendo i suoi problemi col punto vendita, intanto no. L'avevate già visto. Ah ecco, se fai io, guarda che perdi la scala per strada, che perdi i pezzi per strada. Dove sono i pezzi per strada? Sì, avevi dispiegato per errore, eccolo qua, hai tirato fuori di nuovo la scala. Che non serve. Non serve a niente, è solo per fare la scena. Che ah, eccola lì. Puoi salire sopra. In realtà stavo cercando di abbassare l'asse. Ma secondo me l'asse non si abbassa, però. Sì, sì, si abbassa. Col mouse. Col mouse però, non spiegando. No, sì, col mouse. Col mouse. Col magari... mouse. Però l'asse sale davanti. Chissà se è più manovrabile però o se. No, in teoria no. Teoria meno. Non se non cambia niente. Beh, in teoria con la sale davanti alto, se devi fare delle manovre strette, meglio. Sì, no, esatto. Ma dico su Farming, non lo so se influisce. No, guarda che influiscono, sali così, influiscono. Magari con gli sterzanti sì, ma quello lì secondo me no.
Ma allora, così mi sta. Robby c'ha la sua tecnica, lui entra in retromarcia. Beh, voglio vederti entrare di punta qua. Ah, io l'altra volta sono entrato di punta, ho bestemmiato un quarto d'ora per venire fuori. Vediamo, vediamo. Ma neanche in retro è proprio comoda, comoda, eh. Ci vorrebbe Matthew per fare quelle... Bisognerebbe chiamare il muratore di buttarmi giù sto pezzettino di muro qua. No, gli faccio buttare giù tutta la casa. Tac, lì dovresti già quasi vendere. Sì, sì, è già vendita. Ok ragazzi, allora, venduto anche l'ultimo rimorchio, quasi. Alla fine, tra una bala e l'altra, i 3 milioni li abbiamo ripresi un'altra volta. Buono. Almeno faccio una serie che per una volta guadagno qualcosa, che di solito io sono quello che è sempre in debito perenne. Tornando al nostro campo, passando per il cimitero e toccando sotto, perché meglio che non portiamo sfiga da soli, quindi ci tocchiamo le pelota sta soli. Visto che eravamo in 5, finita l'aratura del campo 26, anche il campo 27 essendo a barbabietola richiedeva aratura, e quindi via ad arare anche il campo 27, man mano che noi raccoglievamo agri e erma aravano, infatti adesso praticamente ci hanno preso e abbiamo fatto anche questo, quindi anche in questa puntata abbiamo fatto qualcosa. Prossima puntata ragazzi, dobbiamo raccogliere il campo 23, voi direte ma è pieno di erbacce, ma come vi dicevo prima, con le erbacce ci stiamo combattendo alla grande. Anche il campo 5 ormai è quasi pieno di erbacce, quindi la prossima volta gli diamo l'erbicida anche al 5, prima che cresca. E il 23 è pronto già per la raccolta, quindi siamo rimasti, a parte un quadratino inoino, il 23 è pronto per la raccolta, quindi anche se ha erbacce, pazienza, ormai siamo rimasti fregati, lo raccogliamo così. Allora, nel frattempo dovrebbero essere ritornati tutti. Vediamo un attimo. Herman, Chantalin, Robby, Agri, perfetto, siamo tutti quanti qua. Direi che possiamo chiudere la puntata, quindi facciamo i saluti, poi portiamo a casa i mezzi e restituiamo la roba a Holmer, che non ci serve più, prima che ci addebitano altri soldi. Quindi ringraziamo il nostro amico Chantalin. Ciao ragazzi, alla prossima. Nostro amico Agri. Ciao a tutti ragazzi. Herman. Che non l'ho sentito, forse un sibilo l'ha fatto, comunque. Buonasera a tutti. Qua. Buonasera, magari uno guarda il video alle 8 di mattina. Però va benissimo, giustamente per noi sono le 11:20, ora reale. Esatto. Il buonasera ci sta tutto. E il nostro amico Herbie Modding. Ciao a tutti. Ci vediamo ragazzi nel quinto episodio. Ciao ciao.